Green Talks, un programma sviluppato in collaborazione tra Casa dell'Energia, dove sono io oggi, e Arezzo TV, al canale 81 del Digitale Terrestre, ovviamente anche su tutte le nostre piattaforme social, su YouTube TV. Un programma che parla di ambiente, cultura e sostenibilità. Oggi un ospite d'eccezione, uno tra i più grandi ambientalisti italiani, tra i fondatori di Legambiente, ex presidente di Greenpeace Italia e membro dell'Agenzia Europea per l'Ambiente da più di 20 anni. Quindi saluto il professor Walter Galapini, che è oggi qui nei nostri studi e che ci rilascerà un'intervista veramente focalizzata sullo sviluppo dell'ambientalismo oggi italiano e sulle tematiche ovviamente non sempre facili da riscontrare. Si parlerà anche di didattica e quindi ringrazio i rappresentanti della Fondazione ITS Energia Ambiente per essere stati qui oggi, quindi ringrazio anche gli alunni. E si parlerà anche del suo progetto che sta appunto portando avanti per il Vaticano, il cosiddetto progetto Lucensis, che si occupa appunto della fondazione di comunità energetiche in collaborazione con la comunità episcopale italiana e anche dell'ottimizzazione energetica, niente poco di meno che di San Pietro. Questa volta lo possiamo chiamare un Big Talks perché abbiamo un personaggio veramente importante a livello di ambientalismo internazionale, che è il professor Walter Galapini. Benvenuto qui. Per me è un piacere per noi averla qui. E per me sono onorato io di essere con voi. E Grazie penso potremmo anche darci del tu mille. volendo. Volentieri, quindi è un piacere, lo diciamo anche ai nostri telespettatori. Parleremo oggi di tematiche importanti che riguardano ovviamente l'ambientalismo, che riguardano anche, diciamo, questa situazione geopolitica che sta in qualche modo interessando l'Europa, e che ovviamente ha bisogno di una risposta importante verso la transizione energetica. Cercherò di riassumere un po', se mi permetti, il tuo curriculum, che è un curriculum come dire, vanta un'esperienza più che ventennale, diciamo, nel sistema ambientalista e in tutto quello che va poi a interessare questi tipi di argomenti. Attualmente è membro onorario del Comitato Scientifico dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, è stato professore in varie università e ha contribuito, diciamo, nella ricerca insieme ad Enea ed è stato uno degli attori del cambiamento, soprattutto, diciamo, la ricerca appunto di cambiamento nel settore amministrativo. Oggi continua ad essere un attivista, un ambientalista, e fa parte appunto di Greenpeace. Ecco. Complimenti, insomma, per il tuo grande curriculum. Grazie a te per avere, come dire, provveduto a ringiovanirmi, perché purtroppo gli anni sono praticamente 45 ormai, perché ho avuto la fortuna di essere tra quelli che fecero Legambiente a fine anni 70. Purtroppo l'età incide da questo punto di vista, chiedo scusa. No, anzi, complimenti, ti rinnovo ancora i complimenti di tutto lo staff e, diciamo, avere te in questo programma arricchisce tantissimo il palinsesto. Vorrei leggere un attimo una frase che tu poi hai, se mi permetti, che hai pubblicato su LinkedIn, dove sei molto attivo e molto seguito, e tu scrivi: oggi più che mai un ambientalista deve fare democrazia nel sociale, ragionando criticamente, fuori dalle graviolenti stanze dei poteri accentrati e putrescenti. Scusami se rido perché sono frasi che oggi poi riecheggiano ancora più importanti, di stili di vita e modelli di produzione e consumo per far avanzare etica ed estetica della sostenibilità. Tutto il contrario di quello che stiamo vivendo poi oggi, insomma. Ecco, io volevo iniziare con te in medias res, se mi permetti, un piccolo cenno su quello che oggi è la guerra dell'Ucraina, su quello che sta succedendo sulla nostra dipendenza dalle fossili, che è sicuramente una concausa di questo conflitto, e quali sono, secondo te, ovviamente già tu le hai più volte strinsecate nei tuoi scritti, nei tuoi interventi pubblici, però, nel senso, quali sono, riassumendo per te, le possibili uscite da questo sistema diciamo, di capitalismo che si sta incrinando, insomma, ecco. Per quanto riguarda l'oggi, sono come tutti atterrito e angosciato. La guerra è un'esperienza che l'umanità dovrebbe riuscire ad evitare, ma no, non è possibile, perché la guerra è la
la prosecuzione, come dire, di una logica di dominio nella quale poteri potenti si misurano tra di loro mandando a massacrare povera gente, sia in condivisa militare che civili, a partire dai bambini ma anche gli anziani. È una cosa terribile e mi auguro che ci sia, come dire, una sorta di resipiscenza. La vedo difficile perché sono stati commessi molti, molti errori negli anni. Se uno avesse ben presente l'esperienza storica di quella che divenne poi l'Unione Sovietica, ma che fu l'Impero Russo, se uno ha presente la grande letteratura che da quel paese viene, saprebbe che ci sono concetti basici relativamente a Santa Madre Russia, per intenderci, sono elementi profondi che oggi sono in pieno, come dire, recupero, dopo che, soprattutto a partire da Yeltsin, quel paese è stato, e quell'unione di stati, è stato umiliato anche, generando una povertà estrema, tutte cose che si sapevano, tutte cose che avremmo potuto, dopo la caduta del muro di Berlino, rendere capaci di vivere un percorso diverso. Purtroppo non è accaduto e oggi siamo nel pieno di una crisi drammatica che diventa estremamente drammatica anche sul piano della vita quotidiana, confidando che non ci sia un'estensione ulteriore dell'area di conflitto, proprio perché noi viviamo in un sistema e veniamo in un modello di sviluppo che si basa su importanti flussi di energia sostanzialmente fossile. Viviamo un mondo, la sintesi perfetta dello stato delle cose sta nella Laudato Si di Papa Francesco. Viviamo in un mondo che ha posto Mammona al centro dell'idolatria di una massa di persone, come dire, motivate continuamente ad essere grandi consumatori, da un consumismo sfrenato, e un mondo fatto di disuguaglianze intollerabili. Noi viviamo in un mondo nel quale 63 persone fisiche o famiglie, non grandi complessi di imprese, detengono la ricchezza pari a quella di 3,5 miliardi di donne e di uomini. E dunque detengono un potere, e questo potere è in buona parte correlato al controllo geostrategico delle fonti fossili di energia: petrolio, gas naturale, carbone e nucleare, sali di uranio e dintorni. Questi signori hanno in mano, sono signori che determinano anche, come dire, gli eventi che già Papa Francesco definiva la terza guerra mondiale a pezzi. In giro per il mondo, vogliono mantenere questo controllo geostrategico, controllano di fatto l'informazione in maniera serrata e non hanno nessuna intenzione di cedere bonariamente un potere che però li rende protagonisti di un rischio assoluto. Io sono contrario ad ogni tipo di allarmismo, ma avendo la barba bianca ero tra quelli che nel 92 lavorarono per la presenza italiana al primo summit sulla terra a Rio de Janeiro. Sapevamo benissimo allora che se la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera avesse raggiunto 400 parti per milione, e da allora eravamo poco più di 300 nel 92, il cambiamento climatico sarebbe diventato irreversibile. Nulla è stato fatto, purtroppo sono state tradite le aspettative di Rio e delle convenzioni delle parti che ne sono seguite. Siamo dovuti arrivare al 2015, anno cruciale, perché esce la Laudato Si e a Parigi, alla COP21, esce il Paris Agreement, l'accordo di Parigi, che per la prima volta dice dobbiamo assolutamente ridurre le emissioni, che sono quelle che causano il cambiamento climatico, dobbiamo cambiare modello.
e per la prima volta in qualche misura dà tempi e sanzioni a chi non volesse perseguire questi obiettivi. Abbiamo tradito tutto questo, abbiamo superato i 400 parti per milione. Come la scienza aveva detto, il cambiamento climatico è diventato irreversibile ed ha una velocità inaspettata. Certo. Dallo scioglimento dei ghiacci artici e antartici, ma la cosa più preoccupante sono i ghiacci della Groenlandia, perché sono acqua addizionale al mare. I ghiacci polari sono acqua in acqua, acqua solida in acqua liquida. Quelle milioni e milioni di metri, di chilometri cubi di ghiaccio, milioni di tonnellate che vanno a sciogliersi in questo momento in Groenlandia sono estremamente preoccupanti e che porteranno ad uno degli effetti che più temiamo, che è l'innalzamento del livello dei mari, quando il 62% della popolazione mondiale vive in area costiera, quindi con effetti dirompenti. Noi pensiamo a Venezia, ma se pensiamo al fatto che sono poi i più poveri che pagano di più, al Bangladesh, al Pakistan e così via discorrendo, si stanno sciogliendo i ghiacci dell'Himalaya, per intendersi. A fronte di tutto questo, oggi la scienza ci dice state attenti, stiamo attenti, perché a 450 parti per milione entra in gioco un dato, è stato confermato da grandissimi ricercatori in un seminario importante di 2 anni fa a Milano, all'Università Milano Bicocca. A 450 parti per milione entra in gioco il tema estinzione della specie. E lo dice perfettamente Papa Francesco quando ci dice che dobbiamo combattere la cultura dello scarto, combattere la finanza dissennata, combattere l'idolatria del Dio mammone, del Dio profitto, riportare al centro la persona e la comunità, un'economia a cui non si asservono le persone ma che serve alle persone e alla vita. Questa è la sintesi, come dire, secondo me, esemplare che Papa Francesco fa. O mettiamo in moto una dinamica di questo genere o stiamo mettendo a rischio la nostra sopravvivenza su questo pianeta. E da questo punto di vista le occasioni perse sono state tantissime, queste cose le sappiamo da molto tempo. Ovviamente se non si sono fatte è perché i poteri fossili intendono contrastare in ogni modo intendono contrastare in ogni modo la defossilizzazione e decarbonizzazione, che è l'obiettivo primario della transizione ecologica ed energetica. Base della sostenibilità è il concetto di solidarietà diacronica, di equità intragenerazionale e intergenerazionale. In teoria noi dovremmo, lo diceva la Brundtland nel famoso rapporto dell'87 in cui introduce il concetto di sostenibilità, dobbiamo lasciare a chi viene dopo di noi un mondo che abbia opportunità di utilizzo delle risorse almeno pari a quello che avevamo noi. Impensabile in questo momento. E quindi noi siamo oggi in questa situazione e la variabile tempo è diventata determinante, ripeto, perché non siamo in grado di predire l'evoluzione del cambiamento climatico. Oggi, è un dato di 2 giorni fa, la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera, che viene misurata come punto zero mondo a Mauna Loa nelle Hawaii, è a 422 parti per milione. E già solo per inerzia, questo ci avvicina molto ai famosi 450, che vogliono dire più di 3 gradi centigradi di aumento della temperatura, cambiamento totale della biodiversità, incremento delle specie aliene. Abbiamo l'Adriatico, i laghi, i fiumi, che sono i primi testimoni del cambiamento delle specie in gioco e così via. Aumenta il rischio degli incendi, tutto quello che sappiamo. L'Italia vivrà per la porzione centro-settentrionale già in piena subtropicalizzazione. L'Italia dal centro a sud è in piena aridificazione, che è l'anticamera della desertificazione. Non è allarmismo, sono concetti scientifici indiscutibili e il tempo dunque incombe. Ecco, benissimo l'intervento del professore, fa capire l'emergenza che in questo momento ci attanaglia e ovviamente a questo punto parleremo anche delle possibilità
di risoluzione, o meglio di inizio, perché ancora non mi sembra che ci siano dei segnali importanti, soprattutto a livello, come hai detto tu, di accordi transnazionali. Abbiamo visto anche che il protocollo di Kyoto poi è costantemente disatteso, anche alcune entità diciamo importanti, come per esempio la Cina, come strutture diciamo nazionali energivore inquinanti, non stanno rispettando gli accordi presi, sono distaccati anche diciamo da questo tipo di accordi. Ecco, la domanda che un po' ti pongo è, per quanto riguarda il tuo ruolo di membro onorario del board del Comitato Scientifico dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, ecco, che cosa è cambiato in questi ultimi 20 anni? L'Europa, nel contesto degli emettitori a scala mondiale, è l'unica area nella quale la curva di crescita delle emissioni di attività industriali, di riscaldamento, trasporto, agricoltura e così via, ha raggiunto un plateau ed è dunque a un livello di non crescita. Però purtroppo noi europei, l'Europa 27, incide per il 9% sul totale delle emissioni, mentre Stati Uniti, Cina e altri grandi sistemi incidono per decine di punti percentuali. Dei segnali di resipiscenza ci sono stati, non ci dimentichiamo che Trump addirittura tirò fuori dagli accordi di Parigi gli Stati Uniti. È stata la prima misura che prese Biden di rientrare nella logica di ciò che è venuto a seguire i protocolli di Kyoto. La Cina sta facendo anche uno sforzo imponente sul versante delle fonti rinnovabili e così via discorrendo. È comunque un problema molto molto serio, lo stesso vale per l'India, cioè per luoghi che da soli fanno metà dell'umanità. E dunque quel che c'è da fare è perfettamente noto. Chiunque dica che non sappiamo cosa fare mente sapendo di mentire. Quello che è accaduto in questi anni è che le fonti rinnovabili di energia, e dunque solare fotovoltaico, solare termico, eolico onshore e offshore, geotermico, idroelettrico, l'efficienza energetica con tutto quel che ne consegue, sono ormai assolutamente competitive sul piano economico e industriale, e quindi la transizione dovrebbe già essere in atto e da tempo, ma le resistenze di cui abbiamo parlato la frenano in tutti i modi, fino ad arrivare al greenwashing, a tutti i fenomeni. Certificati bianchi che si comprano le aziende in assolutamente così, comprarsi il pezzetto di bosco altrove con tutto quel che ne consegue. Tutto questo è estremamente grave perché, ripeto, le cose da fare ci sono tecnologicamente mature, sono quindi tecnicamente assolutamente applicabili ed economicamente assolutamente vantaggiose. Il costo per kilowattora delle rinnovabili arriva ad essere 5-6 volte inferiore a quello delle fossili, oggi come oggi. Da questo punto di vista, dunque, occorrerebbe che ognuno di noi, quindi, occorrerebbe che le istituzioni fossero coerenti con queste esigenze, e purtroppo questo non sta accadendo nel nostro paese. Occorrerebbe che anche le istituzioni locali diventassero attori di cambiamento, e naturalmente le persone, le comunità e anche gli individui, perché è chiaro che c'è da cambiare un modello di sviluppo, che vuol dire modello di produzione, di che cosa e per cosa, e modello di consumo, modello di vita. Questo non vuol dire avere in mente ritorni al passato bucolici, georgici o di povertà, vuol dire un altro modo di vivere e trovare un equilibrio con la natura, per il banale motivo che la terra è la casa comune di noi tutti. Ne abbiamo solo una, e se il modello di sviluppo che negli anni del petrolio, negli 8 decenni di età del petrolio del secolo scorso e attuale, se quella logica venisse estesa a tutta l'umanità, sappiamo che di terre ne occorrerebbero 3,5, e l'impronta ecologica.
Ecco, questa è una testimonianza, mi sembra, molto lucida, completa, visto comunque anche l'esperienza, diciamo, decennale, ventennale, anche più di Walter. Con la barba bianca. Con la barba bianca, come dice sempre, però diciamo che i suoi interventi sono sempre molto precisi e vanno a circostanziare anche quale sia il problema. Ecco, una domanda sul, visto che dopo ci saranno anche dei ragazzi che ti faranno delle domande, visto che tu sei venuto, diciamo, a trovarci in questo centro che dovrebbe un po' essere un centro di sensibilizzazione, anzi lo è sicuramente, verso l'energia rinnovabile, verso l'efficienza energetica, da un'archeologia industriale. Ecco, cosa ne pensi, diciamo, del Friday for Future, e forse si muovono più veloci i nostri giovani che i nostri oligarchi sulla questione climatica? Ho avuto modo, scambiando idee con Alessandro De Voto, di riferire di come io avessi nel 68 17 anni e ho vissuto, come dire, un'esperienza che ci fece sperare all'epoca, prima della deviazione, anche lì fortemente indotta, il terrorismo, gli anni di piombo e così via, ci ha fatto sperare, di solito dico, di toccare con un dito il cielo del cambiamento, ovviamente mettendo in conto che non stavamo vivendo né stiamo vivendo nel migliore dei mondi possibili, e il migliore dei mondi possibili per pochi, sempre di meno, e aumentano enormemente le disuguaglianze, le povertà e così via discorrendo. E dunque ogni volta che vedo giovani che cercano di prendere in mano il proprio futuro e di diventare attori responsabili, vivaci, attivi di cambiamento, come dire, mi si riempie il cuore. Questo da allora fino ad oggi. Sono temi che ho affrontato nel primo sciopero dei Fridays for Future, all'epoca ero a Perugia e con Lorenzo Ciccarese, che è uno dei premi Nobel italiani per l'IPCC, intervenimmo a questo grande sciopero degli studenti di Perugia, mettendo in chiaro questi concetti qua. Avete e dovete prendere in mano il vostro futuro e essere attivi su questo. Dobbiamo avere, da questo punto di vista, dobbiamo saper essere anticorpi ed enzimi. Anticorpi vuol dire che dobbiamo, e i Fridays for Future stanno lottando in questa direzione, cercare di bloccare le iniziative dei poteri fossili, ma contestualmente dobbiamo essere enzima, catalizzatori di esperienze concrete, di cambiamento a tutti i livelli. È una giocata difficile, ma assolutamente necessaria. Quello che c'è da fare si sa, occorre fare in modo che i poteri pubblici si ricordino che sono lì per tutelare l'interesse generale al bene comune e non gli interessi di pochi a scapito di molti. E da questo punto di vista le politiche energetiche e le politiche ambientali sono il cardine di una nuova idea di sviluppo, e quello che io auguro ai Fridays for Future è di non disperdersi lungo la strada, di resistere, perché l'evoluzione della strategia dei fossili è stata sintetizzata qualche settimana fa da un grande scienziato statunitense. Abbiamo parlato di greenwashing, abbiamo parlato prima ancora di negazionismo, cioè non ci dimentichiamo, qui potremmo raccontare episodi di ogni tipo, non dimentichiamoci che per anni hanno teso, prezzolando qualche figuro, il 99,9% del mondo scientifico diceva c'è il cambiamento climatico, ma c'era sempre quello 0,01 pagato, ci sono le prove di quello che dico, che dicevano no, non è vero, attenzione, non c'è il cambiamento climatico. Attenzione alle querele qui, sto scherzando. No. Non facciamo nomi. No, non c'è problema. Allora, il tema base è quindi negazionismo, sconfitto il negazionismo, perché la comunità scientifica internazionale non poteva tollerare, nasce il greenwashing. Sì, io faccio il 95% dei miei affari col petrolio, poi compro due start-up che sono verdi e divento verde. Tipo questa, verde, esaurita, però questa, esaurita questa, adesso quello scienziato ha sintetizzato dicendo mirano
E noi dialettalmente diremmo ad allungare il brodo. Dal punto di vista del gergo internazionale, questi signori la tirano in lungo, come si è visto purtroppo a Glasgow e così via discorrendo, perché mirano al inactivism. Cioè l'importante è che di fatto non accada nulla di concreto, di cambiamento, e l'inactivism consente loro di fare il business as usual e quindi stramortirsi, ad esempio oggi, di profitti sui fossili, giocando con le regole anche del mercato e così via discorrendo, in maniera tale sempre da frenare un cambiamento che invece deve essere necessario. Cioè, se dopo Parigi 2015 le Nazioni Unite hanno elaborato una cassetta degli attrezzi di obiettivi di sviluppo sostenibile che si chiama Agenda 2030, ha detto 2030 perché tante cose devono accadere entro il 2030 e l'ha detto nel 2015. Sono già passati 7 anni, ne rimangono 8 per fare delle cose, per evitare il rischio di andare tranquillamente sopra i 2 gradi, 2 gradi e mezzo centigradi di incremento della temperatura, che sarebbe già l'avvio di un disastro molto serio. Beh, adesso lasceremo lo spazio ai giovani, perché comunque abbiamo parlato di Fridays for Future. Noi siamo partner di questa fondazione ITS Energia Ambiente, che svolge i suoi corsi qui nelle nostre strutture e che appunto si occupa di energia e ambiente. Quindi adesso lascerei il posto a queste due domande molto brevi. Io sono Sara Marchetti e sono una studentessa dell'ITS Industria e Energia, cioè del corso Industria e Energia. E quello che volevo chiedere è: che effetto fa vedere che così tanti, insomma, studenti, giovani in generale, si preoccupino così tanto dell'ambiente? L'effetto è, per uno come me, che sono rincuorato. Quando ci incontrammo con migliaia di studenti, i vostri colleghi di Perugia, il tema base mi venne dal cuore, era, e anche su YouTube, era: siete bellissime, siete bellissimi, perché nel momento in cui, oltre ad essere belle e belli assolutamente, il tema base è che nel momento in cui vi fate carico del vostro futuro, che vuol dire anche modificare il nostro presente, per me sta accadendo qualcosa di straordinariamente importante, di straordinariamente, come si usa dire adesso, generativo, nel senso che la vostra volontà di incidere sul vostro futuro e di cambiare uno stato di cose che mette in discussione il vostro futuro è un elemento centrale di qualunque ipotesi di transizione. La transizione non è un fatto né solo tecnologico né industriale, è un fatto culturale importantissimo. Bisogna cambiare la cultura, fare un grande lavoro sulla cultura delle persone e favorire modelli di vita completamente diversi. Quindi io ai Fridays for Future, e quindi anche a Sara, non posso che augurare un gran futuro, però si devono attrezzare, avendo cura sempre, come mi pare evidente stiate facendo anche voi ad Arezzo. Bisogna studiare, analizzare molto attentamente le cose, capire chi fa che cosa, darsi un progetto ed essere capaci di creare quella macchina che è anche amministrativa, ma di pressione culturale e così via, che dal progetto ci porta alla realizzazione del cambiamento. Ci vuole quindi un po' di pazienza. Si diceva che una volta la dote basica di un rivoluzionario, e voi lo siete, era la pazienza. Dobbiamo fare in modo che però la pazienza abbia una durata limitata, perché dicevamo con Fabio anche prima, il problema base è che di tempo ce n'è poco adesso. Sono Michele Innocenti, sono uno studente del corso ITS Energia e Ambiente e volevo fare una domanda anche attuale, sotto certi punti di vista. La domanda in questione è: come vede l'Italia nei prossimi anni per quanto riguarda il settore energetico? Quali investimenti consiglierebbe alle istituzioni per raggiungere la tanto agognata indipendenza energetica, che anche in questo periodo è un argomento molto importante? Ti sono molto grato, Michele, della domanda. Sì.
abbiamo detto quello che c'è da fare è noto. Sì. Allora, noi oggi abbiamo una situazione che vede la nostra dipendenza da fornitori di combustibili fossili dall'esterno, petrolio e gas naturale in particolare, meno il carbone. Abbiamo negli anni creato una serie di paradossi, poiché non abbiamo fonti energetiche nostre importanti, fatto salvo all'inizio una quota importante di idroelettrico e di geotermico, neanche tanto distante da qua per intenderci, il sistema Paese Italia negli anni 90 ha visto l'industria in primis fare di tutto per diventare più efficiente, cioè per ridurre quella che si chiama l'intensità energetica per unità di prodotto. E in effetti noi abbiamo una domanda elettrica del paese che corrisponde a quanto può essere erogato da un parco centrali di 58 gigawatt. Era sempre così già negli anni 80, quando avevamo 75 gigawatt di potenza installata, ciò che consentiva una certa flessibilità. Siamo arrivati al punto dissennato, sprecando risorse infinite, che però paghiamo in bolletta noi, e con il cosiddetto decreto sblocca centrali di un ministro che si chiamava Marzano, noi siamo arrivati oggi ad avere un parco di centrali di 134 gigawatt, cioè abbiamo un parco centrali anche moderne, cosiddette ciclo combinato, turbogas e così via, abbiamo un parco di centrali doppio di quello che già avevamo e comunque triplo rispetto al fabbisogno del paese. E paghiamo il fermo centrali, cioè abbiamo riempito di cemento, ferro, tutto quello che è una centrale, col costo energetico del cemento, del ferro, abbiamo riempito il paese di luoghi che non vengono usati, e il fermo centrali, nelle regole di un mercato, come dire, energetico che si diceva liberalizzato, in realtà privatizzato, genera un costo che noi paghiamo in bolletta, così come paghiamo ancora oggi in bolletta il mancato destino, ad esempio, delle scorie nucleari degli impianti che abbiamo fermato dopo il referendum. Allora, in questo contesto qua, noi dobbiamo come minimo recuperare il ritardo incredibile rispetto ad altri grandi paesi europei, penso alla Germania, all'Olanda, la Francia medesima, la Spagna, che l'Italia venga dopo questi paesi per potenza fotovoltaica installata, per eolico offshore e onshore, per valorizzazione adeguata dell'idroelettrico, ad esempio attraverso le centrali di pompaggio. Sono importantissime le centrali di pompaggio per tenere in equilibrio il sistema elettrico, sono adesso non sufficientemente utilizzate, e la geotermia, l'efficienza energetica ovviamente, la elettrificazione in campo trasporti, e c'è un tema che so essere caro alla Casa dell'Energia di Arezzo, che è anche, dobbiamo essere consapevoli che c'è una energia di transizione possibile e necessaria, che deve essere il gas in qualche misura di transizione per un tempo definito. Anche gli ambientalisti più accaniti riconoscono che c'è bisogno di questa transizione, ma con tempi precisi e con impegni seri al riguardo. E c'è il tema dell'idrogeno da considerarsi in prospettiva, tutto il tema legato alle tecnologie dell'elettrolisi e così via discorrendo, temi molto interessanti che riguardano gli stoccaggi dell'energia elettrica prodotta e così via, gli accumuli, tutto quello su cui si sta investendo. Noi dovremmo assolutamente cancellare
i sussidi ambientalmente dannosi alle fonti fossili di energia. Dobbiamo investire assolutamente e rendere fattibile anche ai cittadini, alle cooperative di cittadini, le comunità energetiche, le comunità solari, mettere in piedi quello che addirittura ci ha chiesto la Conferenza Episcopale Italiana con la Settimana Sociale di Taranto, da cui è emerso il messaggio: ogni parrocchia divenga fulcro di una comunità energetica. C'è da cambiare, come dire, l'approccio, l'economia e la finanza devono rendersi disponibili a questo. E allora di smettere di vedere delle grandi banche finanziare produttori di armi e compratori di petrolio, gas e così via discorrendo. Bisogna mettere dunque anche una finanza etica e responsabile a servizio del cambiamento. Tutto questo si può fare, se si ha la volontà si può fare in tempi rapidi. Adesso l'urgenza diventa, come dire, quasi insostenibile, perché ciò che accadrà, che sta già accadendo e che accadrà nelle settimane a venire, ci farà pentire ancora di più di non avere scelto e investito quando era ora. Però dobbiamo scegliere e investire adesso, sì. Non possiamo rimandare oltre.